go. Rock in Town, e stasera dove siamo? Al Caffè Neruda. E chi c'è stasera al Caffè Neruda? Stasera si va a ballare perché ci sono gli Scorribanda. Let's go! Joker, and do what it please.
It's me with my usual bag. And now we are in Parco Villa Genero, a satanic park. Yeah, let's go. Non ho paura, lo scoverò con il mio Monster Detector. Mai più succederà come la scorsa volta che mi è corso dietro e mi ha spaventato da morire. Mai. Ora io, Frankie di Rockin' Town, sono diventata una cacciatrice di Monster. Monster Buster. Yeah, let's go. Metal in the sky, replace the one God. Il mostro ha distrutto tutte le statue. Lo so che è stato lui. Durante qualche sua orgia satanica. Ragazzi, seguitemi. No God is made of flesh. Mostro. Ho trovato degli indizi scritti che qualcuno nel tempo ha lasciato per aiutarmi quest'oggi a ritrovare il mostro e a cacciarlo. Venite. Si è
scoperto qualcosa. Andiamo a vedere. Ho trovato un altro segno con i miei occhiali detectori. Scusate. 263. Sono le vittime del mostro. Qui dentro. Il congegno meccanico che prima ho scoperto. Apri questa porta. Soltanto che tra il momento in cui schiacci il congegno elettronico e il momento in cui arrivi qua devono passare soltanto 10 secondi. Ho calcolato prima, ma non sono arrivata in tempo. Mi dovrò allenare per arrivare qua in 10 secondi, ma so che posso farcela. E qua dentro c'è lui, il mostro. Click! Click! Anche questa volta non ce l'ho fatta, ragazzi, perché quando l'ho visto, mi sono girato, ho sentito i suoi passi e quando l'ho visto in faccia sembrava la versione cattiva del chitarrista di Bon Jovi, Richie Sambora. Ma la prossima volta ce la farò. It's Rockin' Town. See you next time. It's a rockin' town in Villa Gennaro. Yeah, it's a rockin' town.
E ciao a tutti amici di Rock in Town, sono qua con gli Allard, un gruppo, poi vi spiego tutto, che viene da Torino e da Pavia. Allora, spieghiamo un po' questa cosa. Allora, intanto presentiamoli. Tu sei? Iction. E suoni? La chitarra. La chitarra, e vieni da? Caltagirone, in provincia di Catania. Ok, però vivi a? Torino, tu sei la parte di Torino. Tu invece sei? Ciao, sono Pod 5111, sono il basso e canto e vengo da Pavia. Pavia, e invece tu? Siamo Von Dankurt, tastiere. Tastiera, perfetto. Allora, vogliamo spiegare un attimo il genere musicale che voi suonate, come può essere identificato, che genere è, che cosa utilizzate, insomma. Okay. Il nostro genere è un black metal fondamentalmente con contaminazioni estreme come industrial, drum and bass, dubstep e quant'altro. La particolarità è che non abbiamo il batterista. Che dà sempre fonte di problemi. Sì, questi batteristi. Quindi per questo usiamo una drum machine fatta da noi stessi e utilizziamo dei synth con tanto di computer, schede audio e tutto il resto. Ok, perfetto. Benissimo. Ma so che voi fate parte anche di un'associazione che riunisce varie altre band. Esatto. Mi vuoi raccontare un attimo di questa associazione? Si tratta di Nera Cooperativa Sicula, ONCS, che abbiamo fondato tra noi, a parte noi tre, con altri componenti di gruppi paralleli anche nostri. E niente, non si passa solo dalla musica, dall'estremismo, dall'oscurità in generale, ma è qualcosa che prima o poi prenderà anche forme d'arte diverse, come può essere poesia, può essere sculture, qualsiasi cosa. Bello, molto quindi bello. Aggiungetevi, ragazzi. Bene, va bene. E allora, all'attivo, cosa avete? All'attivo abbiamo una promo che lancia i nostri primi tre pezzi. E siamo in conclusione del primo album, che spero vedrà la luce in primavera prossima. E siamo in cerca di label, così. E comunque in giro presentiamo il nostro album adesso. Perfetto. Avete un vostro sito o qualche contatto? Sì, naturalmente, come tutti abbiamo una pagina Facebook. Basta cercare Allard e troverete la nostra pagina. Abbiamo MySpace e abbiamo il nostro SoundCloud. Ci siamo adeguati solo per sapere, sì, esatto, come trovarvi. Ci siamo adeguati, sentirvi, giusto per essere reperibili dal popolo web in generale. Bene, allora ci vediamo sul palco dopo e vi chiedo intanto di fare un saluto ai nostri telespettatori di Rock in Town. Al mio 3, 1, 2, 3 Rock in Town. Yeah. Ciao. Grazie ragazzi, grandissimo.
Ok, allora, come vedete sono qui con il nostro Livio, uno dei soci del Maglio. Silvia è dietro le quinte che sta... E avete appena riaperto da poco, siete appena rientrati, giusto? Sì, sono già 3 settimane. 3 settimane comunque, diciamo, vabbè. Allora, questa sera è la prima serata del Rocking Universe Metal Fest, prima edizione. Allora, 4 gruppi ogni domenica sera per 7 domeniche. Un bel impegno. Un bel impegno. Che ne pensi, Livio? Oh, sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura con voi, perché non dimentichiamoci che abbiamo già collaborato e portato avanti Rock in Town, che è stata un'edizione fantastica comunque, sì, per essere stata la prima edizione. Seguiranno le altre 3 edizioni, yes, con le cover band, con Voice in Town. Il tributi e gli inediti. Esattamente. Sono preparata, vedi, ho studiato. Mamma mia. Sono felice di questa nuova avventura, sono convinto che sia una porta aperta per il metal, che comunque è una fetta abbastanza ancora un po' chiusa, ma sono, diciamo, incompresa. Incompresa. Per noi è stata una scommessa, sono convinto che, come abbiamo fatto per l'altra edizione, la vinceremo. Yes. Ricordiamoci anche il benefit. Benefit dell'albero di Greta, siamo felici di collaborare per questa causa e speriamo che molta gente partecipi stasera e parteciperà. Certo, sicuramente. Allora, salutiamo il pubblico, il nostro pubblico di Rock in Town, che tu ormai sei un esperto, perché al mio 3, 1, 2, 3, Rock in Town. Grazie Livio. Grazie a voi. E sono di nuovo qua sul palco con i Bad Motherfinger. Yeah! Eccoli qua. Ciao. No, Rock in Town. Ciao. Dopo. Allora, vediamo, presentiamoli un attimo. Tu sei? Io sono Tommy La Iena, il bassista della band. Mitzka La Iena, wow! La Iena è un nome che mi porto dietro dall'infanzia e che deriva dal mio modo di ridere in pubblico. No, adesso ce lo devi far sentire. Bellissimo, giusto, soprannome azzeccato. E suoni, non ho capito. Perché mi hai distratta con questa risata. Suona il basso come una iena. Come una iena, bastarda, la bastarda. Ok, invece tu sei... Io sono il reverendo Steve e sono il cantante. Allora spiegami, ecco, volevo sempre chiedertelo. Spiegami il reverendo, why? Perché sei tutto... Oppure tipo uccelli di rovo, peccamino. Esatto, no, è proprio quello. No, in realtà è una cosa che risale a quando eravamo adolescenti, io e i 2 fratelli, e quando uscivamo nelle nostre serate un po' allegre. Mi divertivo a fare l'imitazione del doppiaggio dell'esorcista nelle sue varie, sì, era una della posseduta. Io facevo l'imitazione, brucia, brulla troia mia, leccala. Però è un po' blasfemo, evitiamo. Però erano anche gli anni in cui cominciava a farsi conoscere Marilyn Manson e veniva chiamato il reverendo Manson. Da lì un nostro amico, il reverendo Bayliss, il reverendo Steve, e quindi sono rimasto il reverendo nonostante abbia perso i voti già da un po' di tempo. Va bene. Li ho lasciati per strada i voti. È giusto, ma cosa suoni? Canto. Ah, tu canti! Oh yeah, già, è vero, è vero. Allora, invece tu? Io suono la chitarra. E tu sei? Evirico. Come ti chiami? Evirico. Evirico. E hai qualche, anche tu hai qualche... No, Evirico, perché sai fare qualche mi sento imitazione? Duro, almeno mi faccio credere, mi metto in testa di essere duro. Sai fare qualche imitazione anche no, tu? No, niente. Se non sono matti non li l'uomo vogliamo. Bianco. Ok, no, difatti, almeno dei no, gruppi simpatici, cioè, sono tutti simpatici. Non voglio dire, ok. Vabbè, no, perché sennò. Allora, invece tu sei? Alex, chitarra.
barra batteria drummer. Drummer, perfetto. No, dunque, anche voi avete dei soprannomi? Barra è un soprannome. Sì. Barra è storico. È un soprannome che mi porto dietro da quando ero bambino. Why? Perché? Perché nuotavo come un pesce barracuda. E... Oh, wow! E da lì. Però qua non ci puoi fare la limitazione. No, sono andato dietro la piscina per farvi vedere. Prossima. Va bene. Allora, torniamo a noi dunque. Parlateci di voi. Intanto venite da Bologna, ma sì, non avete portato i tourtlane. Non abbiamo portato i tourtlane, neanche la mortadella. Però miseria. Abbiamo portato noi e siamo... questo ci fa molto 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 piacere. Cosa avete all'attivo? Ma noi abbiamo all'attivo un album, abbiamo all'attivo le magliette. Sì, ok, che sono in vendita ovviamente. Questo lo diremo dopo al pubblico. Diciamo che abbiamo all'attivo un album con tanto tanto lavoro. Tante ore, tanti live, perché comunque stiamo suonando parecchio fuori. Sì. E in progetto c'è un album nuovo. Bene, per il quale dobbiamo ancora lavorare da zero. Lavorare da zero, tanto, quindi sarà lungo. Ma sarà io ho lungo. Sentito che qualcuno manderà un brano o un altro, certo, domani. Perché, ho certo, sentito, perché... ho spiato, ho sentito questa cosa. Sì, quindi molti, siete proprio attivi. Molti brani li ho già scritti, non ho magari scritto la parte vocale, però a livello musicale sono già quasi tutti scritti. Però non è finita, perché poi c'è la parte vocale, bisogna, certo, provarli tutti assieme, quindi in sala prove. Noi ci andiamo comunque con una base di partenza, perché avere già il file a casa, avere già quello che uno deve studiare, credo che aiuti molto, poi lo diranno anche loro, perché quando vai in sala prove che non hai tempo, vai lì e sai già quello che devi fare. È un bel vantaggio. Certo, è vero. Benissimo, volevo chiedervi ancora una cosa, ma non me la ricordo. Perché t'abbiamo distrutto. No, tra l'esorcista e... No, scusa, non volevo. E la iena è stata... Ah no, ecco, una cosa se non sono matti, non li vogliamo. È importante. Allora, voi arrivate da Bologna. Che cosa vi ha portato qui? Ci ha portato qui una serie di cose. Innanzitutto noi a maggio siamo venuti alla Maratona Rocks qui in Piemonte. Yes, dove vi abbiamo intervistati, anche lì visti eccetera. Esatto, e quindi ci eravamo comunque ripromessi appena possibile di ricambiare la cortesia, farci rivedere da queste parti, ritrovare un amico come Fabrizio che... la mia metà della direzione artistica, mio socio lì. E poi niente, seguendo un pochino la vostra attività abbiamo visto questa bella iniziativa legata sia al discorso, bravissimo, del metal, che è un genere musicale un po' sottovalutato in Italia, per cui nel vostro piccolo cercate di divulgarlo in maniera un pochino diversa da come viene fatto normalmente, e in più sempre sulla scia di Maratona Rock il fatto di unire uno scopo benefico come quello l'albero di Greta. Esatto, infatti Greta era qua per la prima, sarà qua anche per l'ultima serata, ma nel mezzo non la facciamo venire perché è piccolina comunque, certo, quindi sta anche eccetera. Diciamo che poi vabbè, in questo band siamo tre papà e quindi tutto quello che riguarda, capite, tutto quello che riguarda i bimbi ci tocca particolarmente da vicino, quindi se nel nostro piccolo riusciamo con il nostro piccolo apporto, la nostra presenza ad aiutare, per noi è motivo doppiamente di orgoglio, facciamo quello che e questo piace. Scusami se ti interrompo, questo vi fa moltissimo onore per i chilometri, per la presenza, per l'attività, tutte questi eventi benefici comunque. Basterebbe poco da parte di tutti, che la gente... lo so, però aiutiamoci fra di noi, certo, perché chi non ha voglia di aiutare lasciamo stare, cioè neanche da insistere. Certo. Ragazzi, io voglio solo ricordare che in questo progetto del Rocking Universe Metal Fest c'è ovviamente anche la mia metà della società, il notissimo e grandissimo batterista Gigi Morello. Gigi! Che adesso però sta in regia dietro alle telecamere, quindi non si vede, ma c'è. Bene, allora, grazie per essere qui. Vi chiedo di fare il saluto ai nostri telespettatori a nostra maniera. Belli carichi. Belli carichi al mio 3. 1, 2, 3. Rocky Town! Grandissimi! Bad Motherfinger!
Ring. Grazie. Grazie, 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 grazie a voi, grazie. Lo dedico a voi che siete qui stasera. Si chiama Leve. Rock in Town, sono qui in compagnia di Overnight Sensation. Ciao a tutti, ciao, eccoli, ciao, eccoli, ciao. Eccoli. Allora, innanzitutto presentiamoli. Andrea Spontoni, tastiere. Ok. Mauro Tonini, batteria. Matteo Manfrin, voce e chitarra. Yeah. E Alessandro Baraldi, basso e seconda voce. E Jacopo Predari, turnista speciale per turnista oggi. Turnista speciale. Speciale, finisci la frase? E metal, molto. Ok, di metal molto, molto metal, molto molto metal. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che voi arrivate da Mantova, ma non solo.
no? Sì. Perché la band è un po'. Siamo un po' sparsi. In varie regioni. Sì. Il tastierista, allora, è in confine, diciamolo, fra Mantova e Cremona. È ancora mantovano, però tende a specificarlo. Il batterista è mantovano, ma con sede in Trentino, là sui laghi e sui monti. E stasera è arrivato dal Trentino. E domani va al lavoro alle 6 e fa 6 ore di macchina. Cioè, ragazzi, ecco. Quindi è una passione grossa, ecco, diciamo. Ditemi se non è una passione vera questa. E loro anche loro da Mantova. Sono di Mantova, loro Mantova. Sono di Mantova. Però lui domani va a Milano. Sì, domani deve andare a Milano e poi mercoledì tornare su a Verona, quindi Mantova. Ah, beh, insomma, gente che gira di qua e di là. Bene. Dunque, ma passiamo a voi, come gruppo. Sì. Dunque, come possiamo definire il vostro genere musicale? Metal, sì, ma... Arde Navy, noi ci definiamo Arde Navy perché abbiamo... Arde Navy? Sì, un misto tra hard rock e heavy metal. Bello. Contaminazioni dall'hard rock puro anni 80 e 90 e l'heavy metal moderno. Bellissimo, di pura scuola genere. Americana. Bene. Con, diciamo, un po' di sfaccettature... sinfoniche e cinematografiche, perché abbiamo tutte le canzoni cinematografiche. In che senso? Abbiamo tutte le canzoni introdotte da intro o comunque basi che riconducono allo stesso concept. Ah, sì? Sì. Ah, benissimo. E all'attivo avete dei lavori? Abbiamo degli un album? Doppio album e un EP. Addirittura? Sì. 3-4 videoclip dei vari singoli estratti dall'album e adesso ci chiuderemo, questa è l'ultima data del tour estivo. Ci chiuderemo in studio dalla settimana prossima per la stesura del nuovo album che uscirà nell'estate 2015. Wow, quindi da adesso vi mettete a lavorare dobbiamo, di brutto. Dobbiamo. Dovete. Quindi all'attivo quanti più o meno concerti avete? Beh, quest'estate ne abbiamo fatti più di 20 in tutta Italia, tutto nord Italia, fino giù a media Italia, quindi insomma è stata un'estate prolifica questa. E quando vi siete formati? Allora, l'unico membro ufficiale sono io dal 2008, sì. Okay. Questa è la formazione nuova che comunque c'è sulle scene da un anno e mezzo, due. Okay. È la più stabile, diciamo. È la più stabile, perfetto. Diciamo che sono quelli che hanno più voglia di lavorare e di credersi. Lo so, tante volte, vabbè, lasciamo stare un discorso esatto. Lungo. Va bene, che cosa vi ha spinti a venire qua da Mantova al Trentino, eccetera, eccetera, il confine tra Mantova e Cremona, non lo so. Cosa vi ha spinto a venire qua a partecipare al Rocking Universe Metal Fest? Allora, prima di tutto lo sfondo benefico. Noi quando c'è uno sfondo benefico ci muoviamo anche a costo di perderci di benzina, di autostrada, ragazzi, eccetera. Tanto e questo lo facciamo sempre. Veramente. Poi, insomma, per noi ogni esperienza è nuova e valida per accrescere appunto il nostro bagaglio. Non cerchiamo soldi, non cerchiamo fama per ora, quindi... Insomma, anche a costo di farsi 6 ore di macchina, noi le facciamo pur di suonare. Noi siamo veramente onorati, intanto perché siete bravissimi, vi ho già sentiti... A Vercelli abbiamo suonato. Sì, ma io vi ho sentiti anche comunque nei vari video, eccetera. Poi siamo onorati anche principalmente perché vi siete smazzati tutti questi chilometri per qualcosa di benefico e questo vi fa molto onore e noi siamo onorati. Ecco, grazie. Giro di parole, ma per dire che bene, allora adesso salutiamo sì. Il nostro pubblico di Rockin' Town e vi aspettiamo sul palco più tardi. Allora, al mio 3 sì, cosa diciamo? Ma sì che lo sai, Ah, certo che lo sai, ovviamente. Mi allora, hai dato il biglietto prima. Al mio 3, 1, 2, 3 Rockin' Town. Ok, grazie ragazzi. Grazie a voi. Ci vediamo dopo on stage. Grazie.